Allora, ciao a tutti e bentornati di nuovo nel canale. In questa sessione, come vedete anche già dal titolo, abbiamo fatto una collaborazione con Calogero Grifasi. Per chi non sapesse chi fosse, metto il link in descrizione sotto. Potete andare a vedere il suo sito internet o il canale YouTube che ha svariati video appunto sul reparto ipnosi regressive. La collaborazione che abbiamo voluto fare questa volta, e troverete anche un video fra qualche settimana di un'altra sperimentazione effettuata, porta delle sperimentazioni nuove con nuove tematiche nel reparto ipnotico. Questo ha portato in questa specifica sessione delle interferenze maggiori e questo viene confermato anche dall'aiutante sotto ipnosi, dove dice ad un certo punto durante la sessione che l'intero etere, diciamo, l'intera visualizzazione che lei aveva era completamente ripiena di interferenze che andavano a disturbare sia il segnale durante la connessione, il segnale proprio nostro fisico per la comunicazione, che il segnale metafonico, perché me ne sono accorto subito. Noterete che ci saranno tipologie di messaggi diversi, come se attorno a noi si fosse creata una sfera, ok? Nonostante la distanza dei partecipanti, fisica proprio e geografica, troverete appunto delle frasi che fanno capire quante energie ci siano di diverso tipo all'interno della comunicazione e all'interno della sperimentazione, dove potete capire che alcuni assistevano a tutta la faccenda e cercavano anche a volte di aiutare o dare dei consigli, e alcune frasi inerenti appunto proprio alle frasi uscenti dall'ipnologo o da colei sotto ipnosi, dove ci stava quasi un botta e risposta quando queste energie venivano attaccate, quindi si sentono proprio le varie tipologie di energie esistenti, coesistenti in quel preciso momento. Speriamo nelle prossime sessioni, ovviamente sono sperimentali, quindi abbiamo davanti veramente tantissimo tempo per poter migliorare la comunicazione, ma speriamo che non ci siano ancora tutte queste interferenze. Ora vi lascio il video perché è abbastanza lungo, comunque molto molto interessante. Vi consiglio di guardarlo tutto per ampliare anche un po' la visione di quello che ci circonda. Grazie a tutti e buon video. Ciao Alessia, ciao Giacomo, ciao Prisca. Questa Ciao. Ciao. è una sessione di tipo sperimentale, quindi consiglio a chi starà guardando il video da casa di non tentare queste tecniche a casa, perché si lavora con energie forti, potenti. Giacomo è qui, lavorerà in sordina dietro le quinte durante la sessione, non vi accorgerete di lui, nel senso che lui registrerà un audio su un'applicazione, una piattaforma tecnologica particolare. Dopo verranno elaborate questi file audio, verranno elaborati per captare i messaggi nell'etere che normalmente l'orecchio umano non riesce a captare. E con questa tecnica, con la metafonia, si riescono a captare messaggi di anche di entità che vivono nel mondo non fisico ma nell'eterico, o comunque riescono a captare questa tecnologia riesce a captare un messaggio telepatico che può attraversare l'etere. Prisca ci accompagna in ambiente ipnotico insieme ad Alessia, entrambe saranno nello stesso ambiente ipnotico. Cominciamo subito, non dico nient'altro. Quindi adesso entra in ipnosi prima Alessia. Quindi io Alessia ti chiedo di chiudere gli occhi. E Giacomo, ti chiedo di disattivare il tuo microfono. Beh, perfetto. Alessia, preferisci una piccola induzione? Non, come vuoi, no, non credo. Va bene, io intanto conto da 5-1 così tu ti rilassi. Lasciati andare e se ti arriva
Se ti arriva da dire qualcosa, lasciati andare, dilla pure. Ok. 5, 4, Giro. come ti chiami? No, Qual è il tuo nome? mio so. Qual è il tuo nome? Qual è il tuo nome? Lasciami con Alessia. Alessia. Alessia, mi senti? Alessia, mi Sì, senti? dimmi. Disconnetti. Bene. Prisca, chiudi gli occhi, entra in ambiente Sì, ti ipnotico. sento, ti Ok. sento. Adesso Sì. Prisca entra in ambiente Sì. ipnotico e ti raggiunge lì. Io conto da 5-1 Prisca, così tu raggiungi Ok. lei in eterico. 5, 4. No, io no. Prisca, tu cosa vedi? Non ti sento, Prisca. Attiva il microfono. Prisca, Mi senti? sì, cosa vedi? Io in questo momento sento un mal di testa fortissimo e non vedo niente. Ok, disconnetti da questo mal di testa. Qualsiasi cosa te lo procuri, tu disconnetti. Torna senza mal di testa. Sì, Io Alessia? sento una vibrazione molto, molto bella. È Prisca. Come la vedi in ambiente ipnotico, Alessia? Aspetta, Alessia, Alessia. Come la vedi, Alessia? Scura, un po' scura, l'ho sentita entrare. Che E tipo? come l'ho sentita entrare è stata proprio un'energia in tutto il corpo che non ho. Ok, è una sensazione piacevole, no? Un'energia nuova. Ok. Molto, Ok, molto. rimani un attimo lì, Alessia. Prisca, chiedi a questa persona o a questa entità che stava parlando attraverso Alessia, qual è il suo nome? Non me lo vuole dire. Perché? Dice che non è interessato. A parlare con me. Non deve parlare con te, deve parlare con me. Che ti dice? Mi dice che lui è. Da quello che capisco, perché usa la parola santo, ma sta cercando di dirmi che lui è una figura molto importante anche su un piano religioso. Vabbè, rimani lì. Alessia? Chiedi Sì. già come si chiama. Qualsiasi sia il nome che voglia darsi. Non dico, non No, 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 dimmi come ti chiami. Dimmi mi tocco. come ti chiami. Ne si può. Adesso, nel momento in cui tu non ascolti, non mi rispondi,
io ti mando una scarica elettrica. Facciamo una prova, te ne mando una piccola, corta, giusto per farti capire di cosa si tratta. Al mio 3 ti arriva una scarica elettrica. 1, 2, 3. Adesso dimmi come ti chiami. Niente che cosa. Nikikota? E non può. Ti chiamo Non può. Nicota. Non può. Nicolò. Nicota, cosa ci fai lì? Oh, Dio. Cosa ci fai lì, Nicota? Dio. Dio. Io alto. Dopo. Io so quanto ti mi dico la sua parola Fermati, stop. Stop, non parlare più. Stop, non parlare più. Adesso al mio 3 mi ripeti tutto. In italiano. 1, 2, So, non chieda il nome, non chieda. Non sono io, tanti, tanti. Sono grande. Ok, tu sei solo un mezzo. Senti, Nicota, tu hai paura? Hai paura di loro? Amici, amico tu. Tuo amico. Io sono amico tuo? No. Oh, quiere. Si tu quieres. Bene, adesso. Conosco Adesso. tuo Non parlare più. Lasciami con Alessia. Alessia, disconnetti. Disconnetti, Alessia. Sì, Come stai? Ecco, dimmi. non canalizzare finché io non te lo dica. Passo No. con Prisca. Prisca, dimmi cosa hai visto durante questa conversazione. Io più che altro quello che percepisco è tutto molto a livello mentale, non vedo immagini, però sento e lo percepisco anche dentro di me tutta questa comunicazione su un piano vibrazionale mentale. Non vedo figure intorno a lei in questo momento. Sì. Ok. Mi fai parlare direttamente con questo Nicota, lo chiamo Nicota. Sì o Sì. Se non ti senti comoda nella canalizzazione, tu disconnetti automaticamente, ok? Nicota? Yes. Parla attraverso Prisca, non attraverso Alessia. Mi senti, Nicota? Mi piace l'altra. Sì. Chi è l'altra? Alessia? Non ti piace Prisca? E Sto scomodo. perché stai comodo in Alessia? E Non c'è posto qua. perché c'è posto in Alessia? Perché lei mi vuole. Non c'è posto No. qua, non c'è posto. Qual è la differenza tra Prisca e Alessia? Perché non ci stai in Prisca? Prisca è piena, non c'è posto. Prisca è Non c'è piena di cosa? posto. La sua mente è settata. Vuoi parlare attraverso me? Rispondi, Nicota. Perché? No, tu sei pieno. Alessia è vuota? Ci Sì, ci sono io. sei solo tu? No,
Siamo tanti. Quanti siete? Dipende. Lasciami con Prisca. Prisca, disconnetti. Sì. Alessia, mi senti? Alessia? Non capisco se è caduta la linea. Alessia, ci sei? Alessia, credo sia caduta la linea. Lasciami con Prisca. Io provo a richiamarla. Prisca, Sì. osserva se ci sono interferenze sulla linea di Alessia. Sì, ci sono un sacco di interferenze intorno a lei sulla sua linea in questo Chi momento. le sta provocando? E a me sta tornando anche il mal di testa. No, disconnetti dal mal di testa. Niente mal di testa. Ok, mi lasci parlare con questo nicota ancora? Nicota? Nicota? Non Nicota? voglio, non voglio, non voglio, non c'è spazio, non c'è Se non c'è spazio. spazio, se non vuoi, perché stai lì a parlarmi? Lei mi controlla. Ah, lo hai capito che sei sotto controllo allora. E perché a lei dici che la controlli tu? Io la controllo. Ascolta, voglio parlare con te 10 minuti. Dove hai trovato Alessia? Nell'etere. Quando? 10 anni fa. Cosa faceva fisicamente quando l'hai trovata nell'etere? Disperata. Disperata? E tu cosa hai fatto? L'ho agganciata. Come? Mentalmente. Tu hai un corpo fisico sulla Terra? Dove Sì. vivi? Dove vivi? In quale paese vivi? Voglio. Adesso mi dici di dove vivi. La prossima risposta evasiva ti mando una scarica elettrica più forte di Giappone, quella di prima. Ecco, Giappone. adesso lasciami con Prisca. Prisca, disconnetti. Come va Prisca? Alessia, mi senti? Alessia? Sì, ti sento. Abbassa la cama per favore, non Ti ti vedo. sento. Abbassa la cama. Ah, Abbassala. sì. Ti sento, ti sento. Fammi parlare con Nicota, per favore. Sì. Nicota. Adesso mi parli in italiano attraverso Alessia. Continua la conversazione attraverso Alessia. Cosa faceva fisicamente Alessia quando l'hai agganciata nell'etere? Lei chiede, malata, lei chiede, vuole guarigione, tutti chiedono guarigione, salvezza, chiedono, chiedono. Non comprende, non comprende gratitudine, non Nicota, comprende dono. stop. Nicota, stop. Nicota, tu sai di essere in pericolo, non è così?
No, non troppo. No, 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 forse No. non mi sono Allora, spiegato. Non mi sono spiegato quando parlo io, non parlare tu! Non parlare! Ti proibisco di parlare! l'ammazzo. Te l'ammazzo. Lo A chi sai? ammazzi tu? Meglio A sì. chi stai minacciando? A chi ammazzi? Scarica elettrica! Scarica elettrica! Zitto! Bloccati! Prisca, Mi blocca il tocco. tempo. Cosa vedi, Prisca? Sento all'interno della testa di Alessia come una pressione fortissima, come se non riuscisse più a contenerla. Non vedo niente, sono Ok, solo percezioni forti a che non, livello è che non, della non sono mente. entità, è un controllo mentale. Ok, grazie Prisca. Nicota? Nicota, la prossima scarica elettrica sarà molto più forte. Ti proibisco di parlare quando parlo io. Bene, te lo dico io, tu sei in pericolo. Alto pericolo. Sei a rischio di distruzione, di morte. Tu hai agganciato Alessia. Non sai che grave errore hai commesso. Sei all'interno di Alessia. Sei sottomesso al suo potere. E adesso io sono qua per far riaccendere e ripartire questo potere. E tu sei in pericolo. Adesso è Alessia che non ti lascia andare, perché prima deve chiudere i conti con te. Parla. Sì. Non ho sentito trabajo. Tu eres muy inteligente. Parla in Tu eres giapponese. muy. Tu eres muy. Tu. Tienes mucho trabajo. Parla in Io giapponese. chiedo mucho. Parla in Io giapponese. chiedo mucho. Giapponese! Pero hablamos español. Ehi, mi devi ubbidire. Adesso non conosco questa parola. Il contrario. Prisca blocca il tempo. È un Alessia non può più top. parlare attraverso te, il tempo è bloccato. Tienilo in stand-by. Bueno, Prisca, adesso osserva perché c'è questa resistenza agli ordini attraverso Alessia. Cosa fa resistenza? Adesso vedo delle figure intorno a lei. Vedo tre uomini dietro di lei. Mi sembrano tutti uguali, hanno le facce bianche e stanno facendo come muro. Stanno bloccando ancora di più la sua capacità di Osserva il prendere una DNA di decisione. queste tre figure. Non le riesco a toccare. No, basta leggerle, non c'è bisogno di toccarle. DNA. Non lo riesco a leggere. Va È bene. come se nel momento in cui cercassi di leggerlo, loro spariscono, diventano come piccoli puntini. Adesso io provo a dare un'altra scarica elettrica come ho fatto prima, tu dimmi cosa succede. Al mio 3, 1, 2, 3. Vedo partire questa scarica, arrivare questa scarica elettrica dentro Alessia e vedo che esce qualcosa dalla bocca di Alessia, come se uscissero delle parti da dentro di lei, ma non sono parti di lei, sono parti dell'interferenza. Adesso, Nicota, mi dici tutto in giapponese. Tutto.
poi ti dirò io quando dovrai cambiare lingua. Adesso dimmi quale tecnica hai usato per agganciarla. Lascia stare Alessia e parla in giapponese. Stop. 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 Adesso dimmelo in italiano. Veloce. Non c'è, non c'è, non c'è. Dimmelo in italiano. Lei chiama manipolazione, shatsu manipolazione, manipolazione mentale, manipolazione fisica, shatsu è pressione e premi, arrivi fondo, fondo, fondo dell'uomo, cattivo l'uomo, arrogante, non capisce, shatsu, equilibrio, uomo non manipolato, equilibrio, se obbedisce. Stop. Lasciami con Alessia. Alessia, disconnetti. Sì. Come ti senti? Mi prude dappertutto. Ok. Okay. Mi prude dappertutto. Non lo canalizzare più. Solo se te lo dico io, non lo canalizzare più. Okay, ok, adesso lavoro con Prisca. Prisca, osserva, dimmi cosa hai visto, cosa hai visualizzato mentre parlava Nicota attraverso Alessia. Allora, di immagini non arrivano tante, ma ho come la percezione che le stiano inculcando mentalmente che lei, se non risponde ai loro comandi, rischia di morire. Io ho visualizzato una mano con un coltello che punta sul suo cuore, come se lei sentisse sempre che è pericolo, la sua vita è in pericolo. Ok, adesso... Io voglio rispondere a Prisca. È così, hai visto... E sono pieni di coltelli, sono veloci, molto sono fine, aspetta, veloci. Aspetta Alessia, perché poi ce lo racconti dopo. Aspetta Alessia, aspetta. Okay. Adesso Prisca osserva nel codice genetico di Alessia, osservalo. Innanzitutto dimmi come lo vedi. Anche il suo codice genetico non è chiaro, non riesco a leggerlo, è molto confuso. Andiamo indietro nel tempo. Però dimmi se riesci a leggere la programmazione che è stata fatta nel DNA. Nel suo DNA la programmazione che è stata fatta è quella di ubbidire ai comandi. Ecco, questa programmazione di ubbidire i comandi è in qualche maniera registrata nel codice genetico di Alessia o no? Sì, è come se il suo DNA fosse stato frazionato, riprogrammato. Lei non ha un
Il suo codice genetico non è, io non lo riconosco come quello di un essere umano, diciamo, fra virgolette, normale. È diverso, è un codice che non riesco a leggere. Loro cosa vogliono da Alessia esattamente? Controllarla, loro. Sì, però perché? La prima cosa che mi arriva sono sperimentazioni. Loro utilizzano cavie umane. Per esperimenti. Esperimenti, sperimentazioni sul controllo della persona. Ok, Sì. adesso osserva Alessia, dimmi se in lei vedi paura. Vedo terrore, non paura. Ok, adesso di ad Alessia, alla parte subliminale di Alessia, di raccogliere tutto questo terrore che solo è una sua produzione energetica e che la raccolga tra le sue mani. Ma quando lei cerca di farlo, io vedo un'altra volta queste lame puntate in Ok, diverse zone del cominciamo a suo operare. corpo. Al mio 3 queste lame vengono distrutte da uno shock frequenziale. Quindi gli mando una frequenza allo stesso valore, ma di segno opposto. Allo shock si annulla, frequenza e coltelli. Al mio 3, pronta? 1, 2, disconnetti Alessia. Disconnetti Alessia. Come stai? Sì, Come stai? sì. Cosa hai sentito? Mi sento brisca davanti al viso. Cosa hai sentito al mio 3? Che lui è nella pancia comunque e quindi lo sentivo che si muoveva nella Si pancia. dimenava? Bene, Sì, sì. ok. Prisca, cosa hai visto al 3? Non vedo immagini, I non sono coltelli, chiare le vedi ancora immagini. i coltelli? Ah, al 3 ho visto i coltelli che era come se per un momento, una frazione di secondo, i coltelli si fossero ritratti, ma immediatamente sono tornati dove erano, cioè hanno Ok, fatto come un balzo indietro. facciamo così. Adesso dia la parte subliminale di Alessia che al mio 3 distruggo i coltelli, ma distruggo qualsiasi minaccia si presenti e in quel momento, in quel preciso istante, lei raccoglie il suo terrore e lo butta via per un portale. Chiede a Alessia se ha capito. Sì, dice che deve essere molto veloce. Certo, non deve essere veloce, perché nel momento in cui io dico 3, tu Prisca blocchi il tempo e l'immagine si blocca e Alessia ha tutto il tempo per farlo. Bene, comincio al mio 3. 1, 2, Ok. bene, Il tempo è dimmi. bloccato. Dimmi cosa vedi, Prisca. Vedo tutti questi coltelli che è come se fossero bloccati al di fuori della sua sfera e adesso percepisco come un vortice, ma è tutta un'energia molto pesante che è sia all'esterno che all'interno di Aspetta un lei. attimo, Prisca, tu Alessia cosa vedi? Io vedo che come una tromba d'aria, come un'energia che si muove più chiara, con la presenza di Prisca, la mia energia esterna, il mio volume esterno, la mia energia esterna è più chiara e ho sentito proprio questo vortice che partiva e andava un po' fuori. Bene, ok, rimani. Ti senti meglio, no? Un po' meglio. Sì, Un po' meglio, un po' meglio. sento Certo, o senti una ancora? vibrazione più alta, sì. Ok. Prisca, dimmi se Alessia, la parte subliminale di Alessia, sta raccogliendo questo terrore. Sta uscendo dal suo addome. Le
lei sta cercando di spingerlo fuori con le sue mani energetiche. E dimmi se ci riesce. Bueno, ci riesce, ma dimmi come lo fa. Entra dentro e spinge come se fosse il suo terrore, come se fosse un impianto. Percepisco, vedo qualcosa di metallico, radicato con delle Ok, radici allora dentro di facciamo lei. così. Osserva la frequenza di questo terrore metallico. Dammi il numero che ti arriva in mente. Meno 15. Bene, adesso io provoco uno shock frequenziale a 15, quindi stessa frequenza ma opposta, di segno opposto. Entrambe si annullano allo shock. Distruzione. 1, 2, 3. Cosa vedi, Prisca? Ho visto che questo oggetto metallico si è spezzato a metà e è caduto per terra. E anche le radici che erano all'interno di lei si sono sradicate e cadono a terra ed è come se si disintegrassero Ok, nel suolo. Alessia, tu cosa vedi o senti? Alessia? Io ho percepito che lui è fuori, e comunque c'è una parte di lui è fuori, è dal No, no, lato no, della lascia stare, stanza. questa informazione non mi interessa per ora. Dimmi solo cosa hai sentito al mio 3. Ho sentito la schiena, ho sentito come se una parte della schiena Hai sentito qualcosa nella schiena? fosse E dimmi, hai sentito qualcosa a livello emozionale? No, no, emozionale nulla. No. Ok, lasciami con Prisca. Prisca, continua, Eh sì. cosa vedi? Come la vedi adesso? Allora, la zona dell'addome è come se ci fosse una grossa voragine aperta adesso, come una ferita aperta. Ok, adesso di alla parte subliminale di Alessia di riempire questo vuoto che si è creato, di riempirlo con l'energia, la frequenza a cui lei vuole modularla, quindi creare le migliori emozioni per lei possibili in questo momento. Vai, dimmi cosa succede. Lei adesso sta pensando a che tipo di energia che tipo di energia vuole inserire dentro di lei. Pensa un po' di serenità, di pace, vuole sentire che dentro di lei c'è tranquillità. Ok, tranquillità, di lei trasformare questa energia in tranquillità, di creare energia a quelle frequenze. Cerca di farlo, ma qualcuno la sta tenendo per il collo, Chi è questo sta qualcuno? cercando, ha messo le mani intorno al collo, sta cercando di Ok, scarica elettrica a soffocarlo. questo qualcuno. 1, 2, 3. Cosa vedi, Prisca? Ha allentato la presa, il Altra suo scarica collo. elettrica, 1, 2, 3. Ha allontanato la mano. Nicota, la prossima volta lo faccio molto più forte. Lasciami con Alessia. Disconnetti, Alessia. Disconnetti! Sì. Prisca, continua, cosa vedi? Energeticamente lei è come se fosse tutta a pezzi. Io vedo tutte parti del suo corpo che non sono unite l'una con l'altra. Lo stomaco lo vedo meglio, ma Facciamo così, osserva quella programmazione vista nel codice genetico, osservala. sì. Adesso questa informazione trasmutamela con un messaggio verbale, possono essere numeri o parole, anche insignificanti, quello che ti viene in mente.
linea, 15, alfa, alfa, zeta, zeta, x. Basta. E poi viene come per due, come se fosse moltiplicato. Per due. Ok, adesso uso la stessa tecnica dello shock frequenziale, ma in questo momento, io allo shock inserisco delle informazioni, un codice di informazione uguale, ma contrario, in modo che la programmazione nel suo codice genetico si annulli. Al mio 3, 1, 2, dimmi cosa vedi, Prisca. Vedo come un filo di informativo di luce che è entrato nel suo sistema energetico, come se adesso inizio a vederlo che scorre all'interno delle sue vene. Nel sistema sanguigno, come se stesse andando a riprogrammare le cellule partendo Adesso avanza dal nel tempo, sangue. acceleralo e arriva il momento in cui questa programmazione si è completamente metabolizzata nel suo codice genetico. Sì, vedo che tutto confluisce nel cuore, dal cuore parte poi un'energia molto forte che va a irrorare tutte le cellule del suo corpo e io vedo che questa riprogrammazione in questo momento è in essere in tutto il suo corpo. Quindi di adesso la parte subliminale di Alessia. Però scusami, e c'è un blocco qui, non riesce a salire dal collo alla testa, è Cosa c'è? l'unica zona. Cosa c'è che lo blocca? C'è un impianto, c'è qualcosa nella sua testa che Ok, non distruzione di permette. impianto per shock frequenziale. Stessa tecnica. Al mio 3. 1, 2. Dimmi. Lo sento io nella mia testa che oh, è Disconnetti, andato. Prisca. No, No, disconnetti. ma io E non poi riesco. riconnetti. No, ma è andato, è andato. Ok. È andato. Dimmi cosa vedi adesso. Vedo che questa energia riesce a fluire fino alla testa, va a irrorare il cervello, proprio tutte le cellule cerebrali. Vedo anche che si riconnettono i due emisferi, Adesso l'emisfero destro con quello sinistro. voglio parlare con la parte subliminale di Alessia. Alessia, subliminale. Come stai? No, subliminale, aspetta, Alessia fisica, non parlare adesso. Alessia subliminale, come stai? Attraverso. Aspetta, Alessia, è Prisca che ti sta canalizzando. Alessia subliminale, come stai? Mi sento strana. Stai meglio di prima? Non Sì, ma non so dove devo guardare adesso. devi guardare da nessuna parte. Dimmi solo come ti senti. Qual è l'emozione che senti adesso? Mi sento vuota. Bene, lasciami con Prisca. Prisca, disconnetti. Prisca. Sì. Bene, adesso Alessia fisica, mi senti? Alessia fisica? Sì.
Dimmi come ti senti adesso. Sì, ti Come sento. ti senti? Mi sento stanca, stanca, con tutta la pressione ancora. È come se la pressione sul lobo sinistro si sia spostata sul lobo destro Sì, però e non si è collo. spostato. Questa, aspetta, Alessia, questo è un riequilibrio energetico che stai sentendo, però voglio sapere come stai emozionalmente, di stato d'animo adesso. Sono sempre giù, sono sempre come dire, non Stai riesco meglio a di prima? credere Hai sentito la differenza rispetto a poter prima? vincere. Alessia? Alessia? Senti Ah, certo, sì, certo, una sì. differenza con prima della Sì, sessione? Ecco. molto meglio di prima. Oh, mi spieghi come ti senti adesso Certo, rispetto a prima? sì. E rispetto a prima, emozionalmente, mi sale un po' la voglia di combattere, non mi sento sola Ok, bene. dentro questo, Va bene. ok, dentro questo mondo non mi sento sola e Ok. questo mi... Ok, bene. Adesso lasciami un attimo parlare con Prisca. Prisca. Sì. Adesso faccio un'altra forzatura frequenziale. Adesso io tocco Alessia al mio 3. E al mio 3, quando la tocco, le trasferisco la frequenza, attenzione, la frequenza non l'energia, ma la frequenza della tranquillità, in modo che lei si possa sintonizzare, la sua energia si possa sintonizzare con questa frequenza. Al mio 3 mi dici cosa vedi. 1, 2, Vedo che è come se i suoi occhi improvvisamente si aprissero, come se avesse percepito una frequenza che lei non riconosceva prima, come se l'avesse riconosciuta, come sorpresa di quello che ha sentito. Ok, e come la vedi adesso? Io la vedo sempre un po' come se fosse spaesata, come Beh, se non certo. avesse una direzione. La vedo meglio energeticamente, nel senso che prima era tutta divisa, non percepisco adesso questi coltelli puntati su di lei, ma c'è questo vuoto, questo Certo. senso di che... Ok, adesso Alessia fisica, mi senti? Adesso Sì. voglio vedere con queste condizioni raggiunte adesso, che non sono quelle definitive comunque, voglio capire come lo canalizzi ancora. Mi dice tantissimo la maniera di canalizzarlo. Mi fai parlare con Nicota? Alessia? Alessia? Sì. Mi lasci parlare con Nicota? Nicota? Devo salire, devo salire. One moment, please. One moment. Oh. Sì. Dimmi cosa. Nicota, ti vedo molto Salve. più debole. Cos'è successo? Dipende. Cos'è successo? Lei deve stare bassa. Si alza, ho bisogno di tempo. 2 ore e torna giù. E Non hai io vivo. più tempo. Il tempo Sapesse. rimane bloccato nella sfera energetica di Alessia e si risbloccherà solamente quando lo dirà lei. Lasciami con Alessia. Alessia? Sì, Co dimmi, come ti dimmi. sei sentita adesso in questa canalizzazione rispetto
con rispetto alle precedenti? Ho visto una cosa, ho visto il corpo di lui, la testa con quei capelli rasati e questo corpo marrone, come se fosse il corpo vitale, non Ma so, hai sentito? qualcosa, Beh, vedi ma che già l'hai l'ho raggiunto. visto. Hai sentito la canalizzazione meno forte? Sì, lui ha faticato a salire. Ha messo, ha dovuto, l'ho sentito proprio prendermi energia per salire. Salire cosa vuol dire? Che è uscito? No, salire vuol dire che lui è basso, è il mio specchio inverso, cioè lui vive sotto. Come se Che vuol dire? vivesse, È che in cioè, spagnolo salir è come. uscito. In spagnolo, e che mi parli anche spagnolo, mi ha parlato in spagnolo, quindi non capisco. Salir significa uscire. No, no, salire è una parola che uso io, è italiana, e vuol dire scendere e salire. È come se tu hai un corpo e lui scende e sale nel corpo e quindi va a prendere energia nei piedi oppure Ah, nel sesso oppure nella ok. pancia Adesso dove e lo poi senti? si arrotola nella testa. Adesso dove lo senti? Adesso lo risento nella testa. Però, Nella testa. Aspetta, sì. aspetta, lasciami con Prisca. Prisca, tu come la vedi? Io la vedo energeticamente in questo momento molto più forte e questa presenza che lei dice di sentire nella testa, in realtà io in questo momento non la vedo. È come se la stesse ricreando in qualche modo. È possibile che tu veda uno spostamento energetico in lei, di energia sua? Sì, probabile. Vale. Ok, adesso di alla... Al... È dietro la nuca Aspetta, ora. aspetta, aspetta Alessia. E adesso di alla Alessia subliminale di bloccare il suo tempo nella sua sfera energetica. E non lo sblocca più finché non... Faremo una successiva sessione per terminare il lavoro. È Così, come se avesse premuto un tasto per bloccare. nel frattempo, queste condizioni esoteriche raggiunte in questa sessione verranno metabolizzate da tutto il sistema fisico ed eterico di Alessia. Il tempo è bloccato, lui non si può muovere assolutamente, rimane inesistente. Dimmi cosa vedi, Prisca. Vedo che lei ha premuto questo tasto come on-off e ha messo off per fermare il tempo. E, ha molta pressione intorno, ovvero il suo spazio, il suo campo energetico è molto sottile e al di fuori del suo campo energetico sento la pressione di queste presenze che vorrebbero rimpossessarsi di lei. Ok, adesso disconnetti Prisca da tutto, da tutti. Conto da 1 a 3 per te Prisca, non per te Alessia. Rimani così in ambiente ipnotico tu, Alessia. Conto da 1 a 3 per Prisca e tu Prisca rientri al presente da dove sto parlando. 1. Senti il tuo corpo che si risveglia. 2. Senti il tuo corpo sempre più leggero e senti una sensazione di benessere in tutto il corpo, completamente disconnessa da tutto e da tutti. 3. Apri gli occhi. Adesso conto per te, Alessia. Al mio 3 apri gli occhi. 1. Il tuo corpo comincia a risvegliarsi, anche il tuo comincia a riprendere le sue forze, ti senti sempre più forte e sempre più leggera. Più forte e più leggera, senti una sensazione di benessere.
per tutto il corpo. 2. Sei rilassata, calma e tranquilla. 3. Apri gli occhi, Alessia. Bene, Sì. come stai, Alessia? Puoi alzarti? Energeticamente mi sento meglio, devo dirlo, veramente. Fisicamente? Fisicamente sono distrutta, io ho molti problemi No, fisici, però sì, questo. questo lo sappiamo, però dico, hai notato delle differenze comunque nel fisico? E sì, sento la pressione che ho nel collo, nella testa. Ora inizio a sentire il mal di testa. Prima Cioè, vuol dire. io sono abituata al mio mal di testa, ai miei dolori, e invece ho iniziato a sentire il mal di testa, il collo che mi viene pressato. Cioè, non ho capito, queste Sì. sensazioni fisiche di malessere le senti in maniera diversa? Come Sì, sì, diversa? sì. Più le percepisco, le prendo, le sento nella mia coscienza, Cioè, cioè le senti più le tu e più del sento. tuo corpo? Cioè, sento il mio corpo adesso, quindi sento il mal di testa. Cioè, prima non sentivi il tuo corpo. No, io non sento mai il mio corpo. Ok, quindi ti senti meglio sostanzialmente, Sì, globalmente. in generale sì. Ok. Sento la separazione da questo corpo che mi danno loro, come questo è una specie di tubo, di involucro, e dentro questo involucro mi stanno dando un corpo che non è il mio, e il Ti mio è come stavano paralizzato. dando, ti stavano dando, Mi stavano perché nella tua dando. sfera energetica il tempo è bloccato. Adesso, E ora, Alessia, adesso devi metabolizzare questa sessione e poi ci risentiremo fra un po'. d'accordo, io vi ringrazio. Volevi aggiungere qualcos'altro? Allora, emotivamente non ho molto, non sento molto, però ho come le lacrime agli occhi, veramente vi ringrazio perché anche un'ora a viverlo non da sola è già tanto, perché vivere completamente da sole queste violenze, questo mondo parallelo è pieno di violenza, no? E da sola è veramente terribile. No, non c'è speranza lì dentro, non Ok, c'è io vorrei speranza. anche lanciare un messaggio da questa sessione per dire a tutti coloro che stanno osservando o che hanno già visto questo video di non sentirsi soli. C'è sempre qualcuno con cui poter parlare. Persone che si sentono sotto un presunto controllo mentale possono senza nessun tipo di problema rivolgersi a noi. Non possiamo garantire i miracoli, ma sicuramente garantiamo una lotta, garantiamo un appoggio e del lavoro da fare, sempre. Quindi non sentitevi soli, venite pure alla luce, non nascondetevi, non siete soli, parlate col team, parlate con noi. Grazie. Ciao Alessia, grazie. Grazie. Ciao Calogero, Ciao. grazie. Grazie. Bueno, Giacomo, Sono. non so se tu puoi dirci qualcosa, se tu hai captato qualcosa nel frattempo. Ho sentito due tre parole in live, però riuscire a concentrarmi era molto difficile tra voi, e quindi a riascolto dopo verrà fuori tutto quanto, come sempre, usciranno il 90% delle frasi. E niente, stasera già ci butto un occhio così vediamo Ok, cosa io torna pubblicherò, fuori. Giacomo, pubblicherò questa sessione in versione grezza, cioè questa Sì. qui, in modo da presentare la sessione così come è venuta.
Ok. durante la sua realizzazione. Però ci Perfetto. tengo in questa sessione che tu spiegassi quale sarà, brevemente ovviamente, qual è il tuo lavoro e come sarà invece la versione definitiva, pulita, rifinita. Ok. Beh, vuoi che te la spiego adesso o Sì, quando per chi monterò il non video faccio un conosce, intro? sì, poi lo farai anche, Ah. se lo farai anche lo attaccheremo in un altro video, però per chi non conosce la metafonia o ne sa Sì. poco, giusto per avere un'idea del lavoro che abbiamo fatto, cioè del lavoro che tu hai fatto dietro lo svolgimento di questa sessione e quale sarà il Questa sera? Cioè, risultato dopo la lavorazione. lo spiego adesso, no? Sì? Sì, per Ok. favore. Allora, beh, la metafonia tratta quel campo medianico acustico, quindi andiamo a toccare un attimino il campo uditivo, dove possiamo tramite apparecchi elettronici riuscire a captare delle voci, cosiddetti EVP, oppure dando un audio, diciamo così, preregistrato, mettiamolo tra virgolette. Diamo la possibilità alle energie che ci circondano in questo momento e quindi preparate già preventivamente per la sessione di modificare queste frequenze audio che poi al riascolto avranno dei significati in senso logico e inerenti magari alla sessione stessa che abbiamo fatto questa sera. Quindi chi dovesse aver già visto appunto i video antecedenti a questo, inerenti appunto a metafonia e ipnosi, avrà capito di cosa stiamo parlando. Quindi cercheremo anche in questo caso di tirar fuori delle eventuali inerenze con le risposte date da Alessia o da Prisca. Questo diciamo che è il succo, del lavoro metafonico. Grazie Perfetto, grazie Giacomo, grazie anche a te a te, Prisca. È grazie Prisca. grazie tardi, andiamo a cenare, però ci rivediamo D'accordo. presto. Sì, grazie ancora a tutti, ragazzi. A voi, Ciao. buona serata. Ciao, ciao, ciao. Ciao.